principio Dio creò il cielo e la terra. Dio ordinò: vi sia la luce, e venne la luce. E Dio chiamò la luce giorno ed il buio notte. Dio fece le stelle del cielo. Dio fece poi i mari. E dalla terra asciutta fece germogliare le piante e gli alberi. Di nuovo Dio ordinò: vi siano due lampade nel cielo per separare il giorno dalla notte. E Dio creò poi tutti gli esseri viventi del cielo, dei mari e della terra. Dio li benedisse dicendo: siate fecondi e moltiplicatevi. Finalmente Dio disse: facciamo l'uomo. E lo fece a propria immagine e somiglianza. E Dio vide che tutto quello che aveva fatto era molto buono. E Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio dare una compagna. L'uomo e la donna erano felici nel bellissimo giardino che Dio aveva preparato per loro. Potevano vedere ogni giorno Dio, vivere immortali alla sua presenza.
Alla donna Dio disse: partorirai figli con grande dolore. E disse ad Adamo: dovrai guadagnarti il pane con sudore e fatica, finché non tornerai nella terra dalla quale ti ho creato. Adamo ed Eva conobbero così la sofferenza, il dolore e la morte, perché lontani da Dio che è vita, non ebbero più la vita eterna. Ecco perché ancora oggi non possiamo mai giungere ad una condizione di perfetta felicità in questa terra. Adamo diede a sua moglie il nome di Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi. Passarono molti e molti anni e gli uomini costruirono delle città, ma nel mondo regnava l'ingiustizia, l'odio, la violenza. I giusti erano veramente pochi. Nonostante la disobbedienza ed il peccato, Dio continuò ad amare l'uomo e la donna, così come continua ad amare tutti noi e tutte le famiglie del mondo. Per aiutare l'umanità caduta nel peccato, Dio manderà Gesù, che con la sua obbedienza fino alla morte ha salvato tutti gli uomini. Con il suo sangue versato per noi, tutti noi siamo stati perdonati e redenti. Quando Gesù una volta fu invitato ad un matrimonio, aiutò gli sposi che non avevano più vino e fece un grande miracolo, trasformando l'acqua in vino. Questo miracolo ha un significato. Vuol dire che se dentro il matrimonio c'è Gesù, gli sposi possono stare sicuri che Lui li proteggerà da tutti i pericoli. Anche dentro il matrimonio, infatti, possono esserci delle sofferenze e dei pericoli, perché siamo tutti deboli e peccatori e possiamo sbagliare. Ma se Gesù è in mezzo a noi, anche in famiglia si possono superare tutti i problemi. Quando ci aiuta Gesù? Quando noi chiediamo il suo aiuto, quando gli siamo fedeli ed obbedienti. E che vuol dire obbedienti? Vuol dire rispettare i suoi comandamenti, essere buoni ed amare il nostro prossimo. Se dentro una famiglia si dice una preghiera a Gesù, tutta la famiglia è più unita. E allora ognuno di noi, papà, mamma e figli, chiediamo a Gesù di aiutarci. Lui sarà con noi, in mezzo a noi, come a Cana. Ma cosa vuol dire la famiglia unita? Vuol dire che tutti si vogliono bene, si rispettano e fanno il proprio dovere. Quando ci sposiamo in chiesa, è Gesù stesso il testimone del nostro matrimonio. È Lui che sta in mezzo a noi. Però dobbiamo farlo entrare spiritualmente nella nostra casa ed essere fedeli alla sua Chiesa, ai sacramenti, alla comunione, alla confessione. E saremo sempre felici. Ma come si sviluppa la vita? Vediamolo insieme, direttamente nel seno materno, da queste bellissime immagini. Thank you.
principio Dio creò il cielo e la terra. Finalmente Dio disse: facciamo l'uomo. Ma Dio vuole che ognuno di noi non solo sia felice su questa terra, ma ci vuole donare una vita eterna, immortale, la stessa vita immortale che avevano Adamo ed Eva prima del peccato. Grazie, Signore, di averci donato i genitori, di averci donato una famiglia, una mamma, un papà. Tutti noi ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore.